Bene, incominciamo con oggi questo esperimento per quanto riguarda il blog Il Vento di Nord-Est. E tutto sta rapidamente cambiando in questi giorni a causa del coronavirus. Ci troviamo a vivere delle situazioni veramente nuove, veramente inedite. E sempre di più ormai si afferma anche questa metodologia del lavorare in casa, siamo costretti di fatto a farlo. E inizia questa esperienza, come detto, sperimentale. La mia intenzione sarebbe quella di far sì che questi appuntamenti video potessero diventare una costante nel tempo. E appuntamenti, non lo so, settimanali, sarebbe molto interessante anche farli quotidianamente e tutto dipenderà ovviamente dal gradimento che voi lettori del Vento di Nord-Est poi manifesterete. Il blog Il Vento di Nord-Est è sicuramente un canale che punta molto sull'analisi delle situazioni di carattere sociologico, soprattutto geopolitico. Non è un blog che si occupa di cronaca, sono tante le fonti di cronaca e si avverte la necessità magari di approfondimenti e questa è l'intenzione del Vento di Nord-Est. L'esperienza video sta diventando un qualche cosa di interessante per lo stesso blog, anche perché permette di lavorare in maniera maggiormente sinergica con altre situazioni. La mia intenzione sarebbe quella appunto di dedicare spazio anche alle interviste, non solo in contesti interni, ma anche in ambienti esterni. Tutto questo ovviamente è da valutare ed è sicuramente una possibilità da prendere in considerazione oggi più che mai, anche per il fatto che ci troviamo in questa particolare condizione inedita che ci turba, è inutile dirlo perché poi di fatto è così. E da questo punto, questi primi minuti di questo breve video iniziale, di questo percorso che, come detto, ancora in fase sperimentale, vorrei proprio dedicarli a questa esperienza del cosiddetto lavoro casalingo, smart working, altrimenti conosciuto magari nei tempi passati come telelavoro. Perché di fatto sì, è un qualche cosa che in un modo o nell'altro agevola in situazioni determinanti come queste, però alla fine di questa esperienza che ci ha costretti di fatto a limitare le nostre libertà per una causa ovviamente assolutamente condivisibile, necessaria, fondamentale. Contemporaneamente però ci pone come se fossimo stati portati verso una sorta di grande esperimento collettivo su quello che potrebbe essere quella tanto prospettata ipotesi del lavorare non solo da casa, ma anche dedicare la nostra vita sostanzialmente a delle relazioni sociali virtuali. E qui il discorso si complica maggiormente perché proprio questo grande esperimento che ci troviamo ad affrontare, chi ovviamente deve far sì che i figli studino e quindi vadano a scuola in questa maniera particolare di fronte a un video, chi poi si relaziona, chi dialoga con qualcun altro attraverso un monitor, poi alla lunga però ci dimostrerà come di fatto l'uomo è anche un animale di gruppo e l'animale di gruppo non può prescindere dalle quelle relazioni interpersonali che alla lunga poi ne sentiremo assolutamente l'esigenza, mettendo in evidenza come forse poi altrettanto il lavoro svolto da luoghi virtuali, le relazioni sociali svolte da luoghi virtuali, lo studio svolto da luoghi virtuali racchiusi nei nostri contesti esclusivamente personali, poi di fatto ci porteranno anche a una sorta di valutazione come tutto questo abbia un qualche cosa di fondamentalmente innaturale, proprio perché, come detto, l'uomo è sociale, l'uomo fa parte di gruppi e va a relazionarsi. In ogni caso, la vicenda coronavirus rappresenta
un'esperienza nel male purtroppo, e speriamo che la rappresenti nel bene, nel senso che il raggiungimento di quel fondamentale risultato mostrerà come anche l'opera di una collettività poi alla fine riesca a raggiungere una sorta di bene comune. Il mondo si trova poi anche coinvolto in questo problema in maniera unica, se vogliamo, perché non è un caso riservato alla Cina, in questo momento all'Italia, alla Corea del Sud, il Giappone, l'Iran in particolare, ma è un caso che coinvolge tutti. E le dinamiche che si stanno mostrando sono sicuramente impegnative e richiedono anche uno sforzo di una visione comune del sistema. Il mondo globalizzato non può essere globalizzato esclusivamente per una realtà basata sulla produttività legata al sistema del consumismo, ma deve essere anche globalizzato nei momenti delle difficoltà, e questo coronavirus ci sta insegnando anche questo. L'auspicio è che alla fine di questa esperienza poi si possa effettivamente avere una visione complessiva di un mondo che è uno unico e che tutto sommato poi i confini rappresentano un qualche cosa che nel XXI secolo rischia di essere più un elemento di ostacolo che un elemento di aiuto al superamento dei problemi. E direi che posso suggerirvi la lettura dell'articolo dedicato appunto a questi aspetti sul blog Il Vento di Nord-Est, e vi lascio anche l'indirizzo di posta elettronica nel caso in cui vogliate scrivere per ovviamente manifestare le vostre opinioni, eventuali suggerimenti, anche dei consigli. L'indirizzo di posta elettronica è ilventodinordest@gmail.com, ma potete anche lasciare, se gradite, dei commenti qui sotto sul sito. Grazie.